Preferisco fare da sola la mia routine di bellezza. Cosa? C'è una festa! La regola principale di una festa di karaoke è cantare e ballare fino all'alba. Gli amici si stanno divertendo! Sei così talentuosa! Sii solo te stesso e non pensare a nulla! Ma un'amica è troppo tesa e non riesce a rilassarsi. Non mi va di cantare oggi. Ok, forse solo un paio di righe. Super silenziosamente, così nessuno può sentirmi. Ho paura di parlare in pubblico, non posso farci niente. Ma guardala esibirsi in un appartamento vuoto. Durante le pulizie. Alza la musica! I want to break free! Sì, puoi fare quello che vuoi a casa. Puoi anche imitare Freddie Mercury. Ha la musica nel sangue. Doveva solo rilassarsi. Comunque un aspirapolvere o un mocio sono migliori di qualsiasi microfono. Finalmente è la mia pizza preferita! Oh, ci sono un sacco di cipolle! Che profumino! Aspetta, non sono qui da sola. E ovviamente alla mia amica non piace questo condimento. Ma chi le mangia? L'amica toglie le cipolle dalla sua pizza. E devo seguire il suo esempio. Odio la pressione dei coetanei. Non puoi ammettere che adori il sapore delle cipolle. La pizza senza cipolle è uno spreco di denaro. Ma la mia amica probabilmente non lo sa. Ma puoi divertirti a casa. Vieni qui, mia succosa cipolla. Mi sei mancata tanto. Ha un profumo delizioso. E il sapore è ancora meglio. Eccellente! Andare in un locale porta un sacco di pressione. Devo comportarmi in modo molto diverso quando sono in pubblico. Ed ecco il tuo primo errore. Hai lanciato la sciarpa. Cosa sei, un mostro? Invece la tua amica è fine ordinata. Ups, è necessario risolvere questo problema. Va molto meglio. Sono finalmente a casa! Posso rilassarmi e non provare a impressionare nessuno. Via le scarpe! Possono restare lì. Ti preoccupi della sciarpa? Non penso proprio. Ora non ti resta che appendere la giacca. Oh cavolo, si è staccato il gancio! Pessimo tempismo! Ma non è un grosso problema. Puoi semplicemente lanciare i tuoi vestiti. Sabato sera con un'amica. Giochi da tavolo, una piccola conversazione. Facciamoci dei selfie! Una posa semplice e un sorriso sono ciò che ti aspetti dalle normali foto. Ma quando la tua amica lascia la stanza, puoi essere te stessa! Una maniaca dei selfie troverà sempre l'angolazione e gli oggetti di scena giusti. Beh, devo assolutamente farmi una foto con questo! Ora qualcosa di più originale. Un blocco Jenga in bocca! Puoi fare anche degli ottimi selfie sdraiata. E invece di un selfie stick, puoi usare la gamba. Ups, la mia amica mi ha beccata. In una posizione molto interessante. Oh, questo è imbarazzante. Qual è il problema? I crop top sono proprio subdoli. Quando sei rilassata, la pancia continua a saltare fuori dai jeans. Bene. Perché tirarla dentro, quando nessuno ti sta guardando? Si tratta di stare comodi. Ma tutto cambia quando vedi... lui! Allarme rosso! Raddrizza la postura e tira dentro la pancia! Missione compiuta! E puoi rilassarti di nuovo perché non c'è nessun altro da impressionare. Attesa in coda. Tutti sono stanchi, infastiditi e tesi. Parlare ad alta voce al telefono non metterà di buon umore nessuno. Ricevi così tanti sguardi cattivi che devi chiudere la chiamata e riporre il telefono. Oh, che imbarazzo! Immagino di non essere sola qui. Ma non devi trattenerti a casa. Puoi parlare quanto vuoi, di tutto quello che vuoi, e fare quello che vuoi. Siediti, sdraiati, gesticola, ridi a crepapelle! Non c'è nessuno in giro! Puoi fare di tutto!
Uscire con gli amici è sempre un'ottima idea. Un bel film e biscotti. Cosa potrebbe esserci di meglio? Penso che la mia amica abbia un problema. Ha dimenticato di mettere il deodorante. Questo è davvero imbarazzante. Penseranno che non fai la doccia. Potrei usare una goccia di profumo. Spruzza un po' di profumo mentre nessuno sta guardando, come se non fosse mai successo. Shh, non dirlo a nessuno. Ma a casa nessuno importa di essere puzzolente. Dal momento che non c'è nessun altro. Molto puzzolente. Che importa? Non perdere un film interessante solo per fare una doccia. La doccia la farei dopo. Il caffè e la torta sono la combinazione preferita di tutti. Ma non puoi divertirti con i tuoi colleghi. Devi mangiare il tuo dessert con attenzione, con una forchetta, prendendo piccoli pezzi e dando piccoli morsi, e mangiarlo come se non avessi fame. Oppure i tuoi colleghi potrebbero prenderti in giro. Ma la tua collega non è timida. Oh, beata lei, mangia quanto vuole e non ingrassa. Mi dispiace, torta, ma dobbiamo lasciarci. Sarei imbarazzata a portarla via. Ma a casa non devi sentirti imbarazzata. Ora siete solo voi due. La torta e il tuo amore per i dessert. Da dove inizi? Proprio qui, da questo fiore cremoso. Ora un altro boccone. E un altro! Delizioso! Usare la forchetta è una perdita di tempo. Hai le mani! La torta sta evaporando davanti ai tuoi occhi. Le ultime briciole sono le più gustose. Il tocco finale! Leccare il piatto! Questa è la vera felicità! Aria fresca, conversazione piacevole, completo relax! Fare una passeggiata nel parco è stata una grande idea. Guarda che bella vista! Vuoi sederti un po'? Piccioni, anatre! Che bello! Wow, la passeggiata si è trasformata in un jackpot! Cosa sono, soldi? Se li raccolgo ora dovrò condividerli. È un po' imbarazzante in realtà. Un guadagno facile a portata di mano. Non guardare. Oh, è ora di tornare a casa? Sì, devo andare. Ciao, un abbraccio. Ma è ancora presto per andare. Attendi che la tua amica se ne sia andata. Torna alla panchina. Prendi i soldi. Eccolo, il mio tesoro. Wow, che fortuna! E la cosa migliore è che non ho dovuto condividere con nessuno. Non ti aspetti mai nulla di male da un giro in ascensore. È una cosa da tutti i giorni. Ma a volte l'ascensore si trasforma in una vera trappola. Cosa puoi fare se il tuo stomaco fa male e devi mollarne una? Tensione, paura, orrore! Questa è la cosa peggiore di sempre. Non posso farlo davanti ai miei amici. Oh no, sono preoccupati, pensano che stia male. Ma sono solo intollerante al lattosio. Ma il mistero deve rimanere irrisolto. Devi aspettare. Se vuoi farlo a casa, niente ti fermerà. Puoi rilassarti e... Sì, certo, non ha un buon odore. Ma non è necessario andare in bagno per quello. Sarebbe tempo perso. Puoi fare tutte quelle che vuoi. Nessuno sentirà la tua sinfonia di gas. Le principesse sono principesse. Farebbero qualsiasi cosa per la loro dignità. Soprattutto di fronte a un ragazzo. Ma cosa dovresti fare se improvvisamente ti venisse prurito? Non agitarti! Fallo con attenzione. Devo rimanere femminile a qualsiasi costo. Un leggero gesto per grattarti le palpebre, come se avessi qualcosa negli occhi. E ora la spalla. È come un virus. Prurito qua, prurito là. Che tortura. A casa è diverso. Prurito? Quindi devi grattarti. Forte quanto vuoi. Oh, e una volta che hai iniziato non puoi fermarti. Non hai abbastanza mani? Usa la porta. Finalmente! È così bello che non riesco a spiegarlo. Le mie allergie mi hanno colta di sorpresa. Ho un progetto importante da discutere, ma non riesco a concentrarmi a causa del mio naso. È anche maleducato soffiarsi il naso davanti alle persone. I fazzolettini sono molto importanti. Attenta a farlo in modo discreto. Così difficile trattenersi.
Mi fa male la gola e ho davvero bisogno di tossire. Bene, l'incontro è terminato. Posso smettere di fingere. Posso soffiare il naso correttamente. Bello e rumoroso. Ecciu! Eccoci, esatto, è uscito tutto. Sei fortunata che sia successo quando non c'era nessuno. L'unico aspetto negativo è il documento rovinato. Giocare a Jenga è sempre molto divertente. Ma oggi, non tanto. Voglio dire, il ragazzo dei miei sogni è qui. Sono entrambi così timidi. Si fissano l'un l'altra. Si sfiorano in modo imbarazzante. Siete così attratti l'uno dall'altra, ma ci sono così tante persone. Non possiamo flirtare in pubblico. Dobbiamo rimanere da soli. Puoi cedere al potere dei sentimenti romantici solo in privato. Peluche, giratevi! Siete troppo piccoli per vedere queste cose. Niente più imbarazzo. Wow, è stato grandioso. Questo è amore. Ti sono piaciuti i nostri nuovi sketch? Quale di queste situazioni ti ricorda te stessa? Faccelo sapere nei commenti. E non dimenticare di mettere like a questo video, di iscriverti al nostro canale, di fare clic sulla campanella. Abbiamo altri sketch divertenti, scherzi e life hack su Trum Trum.